Salve, bentornate nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vi vorrei proporre un lavoro che, dico la verità, ho preso spunto da una ragazza inglese che lo proponeva in inglese. E si tratta dei braccialetti da polso, che loro chiamano bracelet, scusate il mio inglese, bracelet. E ho cercato anche di personalizzarli, come voi potete notare qua, per esempio, ho aggiunto delle perline bianche trattandosi di filo bianco e qua, sotto richiesta di una ragazza che me l'ha chiesto in rosa, ho messo una perlina rosa e devo concludere il lavoro. Si può fare anche comunque senza aggiungere nulla di più andando sulla misura che preferiamo avere, che ci basta, sia per un polsino da mettere intorno a un polso. La misura del polso la prendete voi, oppure lo potete anche utilizzare come un girocollo. In prossimità di questa nuova primavera, di questa stagione estiva che ci permetterà di liberarci di maglie e maglioni, magari usando indumenti più leggeri, potremo sfoggiare anche delle cose carine da indossare e colorate, vivaci, belline. Quindi, non si tratta altro che di un lavoro molto semplice in cotone 100%. È una sorta, come potete notare, di lavoro fatto esclusivamente a punto basso, che ha una sorta di forma di spirale. Una forma di spirale. Sono dei punti bassi, un lavoro molto ripetitivo, quindi semplice da eseguire, e voi lo potete personalizzare come meglio credete. Io qua non ho messo se notate, una chiusura, perché potete mettere, non lo so, a vostro piacere un bottoncino, ad esempio, per chiudere il polsino, oppure si possono continuare a fare delle catenelle sia da un lato che dall'altro per creare un cordino da legare. E comunque potete aggiungere quello che meglio credete per poterlo chiudere e legare. Io vi do un'idea, mi piacerebbe, ecco, mettere una sorta di bottoncino colorato, bellino, oppure anche di quei bottoncini che non si vedono, rimangono quasi nascosti, invisibili, e si chiudono a pressione. Allora, tanto per incominciare e per agevolare il lavoro, spero di essere semplice nella spiegazione e vi ringrazio per l'attenzione che mi date ogni volta che mi seguite. Vi dirò come eseguire il lavoro. Allora, spostiamo questi per non disturbare e facciamo così. Innanzitutto si devono eseguire delle 12 catenelle che io vi ho fatto vedere in un altro tutorial, sono semplicissimi da fare. 12 catenelle che verranno chiuse con un punto bassissimo a cerchio. Dentro questo cerchio noi lavoreremo 12 e 24, scusatemi, 24 punti bassi. Vedete, notate che io l'ho già iniziato. Altrettanto, secondo giro, facciamo altri 24 punti bassi sotto i precedenti punti bassi che abbiamo lavorato prima. Quindi io mi stavo accingendo a concludere questo secondo giro. Sono arrivata, mi pare, al numero 20, 20, 21, 22, 23, 24. Chiudo, come si suole sempre chiudere un bel lavoro, con un punto bassissimo, così, un punto quasi invisibile. A questo punto del lavoro, come dobbiamo continuare? Vi faccio notare subito. Si eseguono 9 catenelle. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 catenelle. Eccole qua. 9 catenelle che andremo a disporre saltando 5 punti di base, 1, 2, 3, 4, 5 al sesto punto con un punto basso, scusate, un punto basso normale. Ho formato una specie di archetto. Questo lo notate? È un archetto. Allora, giro il lavoro, attenzione, giro il lavoro, faccio una catenella d'inizio lavoro e dentro l'arco che ho appena iniziato insieme a voi lavorerò 13 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Io non vado a chiudere nel punto quasi sottostante il lavoro, ma nel punto successivo a fianco con un punto bassissimo, quasi invisibile. Dopodiché rigiro il lavoro e sappiate che ogni arco che continueremo a lavorare deve avere la sua consistenza con un doppio giro di punti bassi sempre, ogni volta. Quindi a questo secondo giro non abbiamo bisogno di fare la catenella d'inizio e continuiamo subito a procedere con un punto basso. 1, 2, che saranno altrettanto 13 punti bassi sopra quelli sottostanti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, scusatemi. 10, 11, 12, 13. Qua dovete notare che c'è un piccolo punto che avanza e anche questo lo lavoreremo, quindi a punto basso diventeranno nell'insieme 14 punti. Nel secondo giro di ogni spirale che faremo, chiamiamola così, di ogni archetto che realizzeremo, nel primo giro di punti bassi avremo 13 punti bassi, nel secondo giro ne avremo 14, proprio perché avanza questo punto piccolino che va lavorato. Dopodiché chiudo questo arco non andando nel sottopunto a fianco sottostante, ma in quello vicino, così. Nel punto basso sotto con un punto bassissimo. In questo modo diventa quasi invisibile. Ora, continuando, faremo di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 catenelle. Giriamo il lavoro, saltiamo 6, 5 punti di base, 1, 2, 3, 4, 5 e vado a chiudere con un punto basso nel sesto punto. Così. Rigiro il lavoro, state bene attente. Faccio una catenella d'inizio lavoro per il primo giro e poi lavorerò altrettanti 13 punti bassi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11, 12, 13. Chiudo, come vi ho spiegato prima, nel punto sottostante con un punto bassissimo, quasi invisibile. Poi rigiro il lavoro su questi 13 punti bassi, lavorerò direttamente altrettanti punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Questo che rimane quasi nascosto al secondo giro diventa il quattordicesimo punto basso, e voilà. Poi non chiudiamo direttamente nel punto che c'è sottostante inizio lavoro, ma in quello vicino, come ho detto prima, con un punto bassissimo. E abbiamo fatto la nostra ennesima ellisse, arco, lavoro che stiamo eseguendo, come vi ho fatto notare, di un susseguirsi di archetti. Adesso ripetiamo nuovamente 9 catenelle, 6, 7, 8, 9, giro il lavoro, non dimenticate questa manovra che è molto importante, e salto per eseguire 5 punti di base, cioè 1, 2, 3, 4, 5, e vado a chiudere nel sesto punto sottostante con un punto basso. Rigiro il lavoro, faccio una catenella d'inizio lavoro per questo nuovo archetto che sto iniziando a rifare con voi, e lavorerò dentro l'arco 13 punti bassi. 2, 3, 4, spero che riusciate a vedere bene l'inquadratura, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E voilà. Alla chiusura di questo ennesimo arco vado nel punto, non dico sottostante proprio il lavoro, ma a fianco, e chiudo con un punto bassissimo. È un punto quasi invisibile, guardate. Dopodiché rigiro il lavoro, non dimenticate mai questa manovra molto importante, perché deve essere consistente l'archetto, deve avere una sua consistenza, una sua levatura, proprio per essere notato, perché si tratta anche di un cotone che stiamo usando. Se avete un numero 8 è ancora meglio, io sto usando un numero 5 ad esempio. Regolatevi voi. Sopra questi 13 punti bassi lavorerò altrettanti punti bassi. 2, 3, 4, 5, 6. Scusate se esco dall'inquadratura, non me ne accorgo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non dimentichiamoci il piccolino che rimane quasi nascosto qui,
è il nostro 14° punto basso che troveremo sempre nella seconda parte del giro che faremo di punti bassi sopra ogni archetto. Quindi chiudiamo con un punto bassissimo nel punto sottostante e si va avanti così, come vi ho mostrato finora. Di seguito, senza nessun cambiamento ripetitivo, di conseguenza è come una sorta, vi ripeto, di spirale, ma che dona moltissimo, messa intorno a un polsino, dove io qui ho personalizzato con delle perline, come potete notare, e questo in rosa, perché me l'ha chiesto una ragazza me l'ha chiesto di farlo in rosa, lo stavo lavorando con le perline rosa, infatti l'ho lasciato a metà, se notate, ma voi potete utilizzare tutti i colori che avete a disposizione, che vi piacciono di più, che volete abbinare al vestito che dovete indossare. Ne potete fare diversi colori da abbinare in maniera svariata, come credete meglio per voi. Il lavoro è questo. Mi auguro che sia stata semplice nella spiegazione e che vi sia piaciuto anche questa novità che vi ho proposto, e vi aspetto e vi ringrazio al prossimo tutorial. Grazie, en crochet. Arrivederci.